cura. Dottor, buonasera. Dottore, buonasera. Prima di rispondere alla vostra domanda sul Covid, mi corre l'obbligo in qualche modo di ringraziarvi. Vedete, nella vita ci ho fatto un sacco di sbagli, però mo dove mi trovo adesso, c'ho tempo per riflettere, sia chiaro. Io per me non vedo nessuna speranza, ho già fatto piangere a troppa gente. Però se in qualche modo questi miei interventi che vado a dire vi aiutano a capire le logiche con cui capitano determinati fatti, ho già fatto ammettere un dovere mio. A proposito di Covid, la verità è l'unico virus che non attacca l'italiana. Altre che mascherine, distanziamento, chi la guarda averne cagna proprio marciapiede se ne fu in lontana. Mo, nella fattispecie, su virus, che sia un evento naturale o qualche schifezza partorito in qualche laboratorio, fa poca differenza. L'importante è capire l'atteggiamento con cui lo stiamo combattendo. Che è su virus? È una malattia, no? È un po' come la malavita. Combatterlo come se fosse una cosa estranea a un organismo sano è ingannevole. Non ci siamo mai posti nella posizione di pensare che il virus siamo noi che lo trasportiamo, siamo noi che lo rendiamo forte, lo teniamo un coppia in mano, un coppia in dito, in del sac. In qualche modo l'infame siamo noi. Ma d'altra parte le ultime elezioni regionali che ci sono state lo dimostrano, no? Questa è un'epoca in cui è importante crearsi un nemico, non conta più le idee, i partiti, gli ideali, niente, conta chi è più forte. Ma la scienza che cosa insegna? Insegna che la malattia è più forte quando l'organismo è fragile, quando un popolo è debole, se ne fotte niente degli ideali, dei partiti, niente, si cerca solamente un uomo forte, un uomo che è capace ci lui schiaffa la faccia. Quindi chi ha look, chi aggredisce, chi fa WAP vince, sia a destra che a sinistra. Nella malattia però c'è sempre una logica, c'è una convenienza e creature stanno buone, no? Quando stanno in toletta con la frepa, che alla fine viene qualcuno e ci porta una cioccolata. Voi vi ricordate il terremoto dell'80 a Napoli? All'epoca io e chi lo come a me vendevamo ancora le sigarette contrabbando e poi arriva la cioccolata, la ricostruzione. E chi lo come a me facette un sacco di sordi, è là che il popolo capette che è meglio che da fare un'amica. Un popolo italiano quando è fragile lo sa che è un'amica a cui chiedere un favore è importante, perché l'organigramma di una cupola, dottore, non è fatto solamente dei boss, i capizzoni, i militari sul campo, no, c'è sta tutto un esercito di risparata sotto che lo sostiene, gente che sta ingazzata assai, vedete, quando si perde la speranza nell'onestà, quando ci si abitua a vivere nelle macerie, nelle emergenze, allora chi lo come a me non rappresenta il tuo problema, rappresenta una soluzione. Ma questa logica è destinata a crescere, no? Soprattutto mo che sta sul problema del Covid. Voi immaginate tutto quello che succede mo con tutti i miliardi che arrivano dall'Europa. Gente da ascoltare, imprenditori che non sanno a quale porta hanno bussato, che stanno risparate, giovani che cercano fatica, persone che devono essere riscattate da uno Stato che in qualche modo l'ha abbandonato, l'ha dimenticato. Che va già a ricevere da tu? Finché c'è il Covid, c'è speranza. Un saluto affettuoso a tutti quanti.